Aspetta che faccio finta di essere, visto che ho dei fogli vicino, faccio un rumore di fogli. Ok. Così sembra che siamo seri, vedi. Rumore di serietà. Ok. Rumore di serietà, parto. Ciao a tutti amici, bentornati su Pausa Trespolo Valhalla, l'unico podcast che ignora il fatto che i vichinghi non potevano usare lame meccanizzate. Come va? Tutto bene? Dissing, è partito il dissing violento subito. E soprattutto i vichinghi che sono rinomati per il loro approccio stealth alle battaglie e le ottime doti di arrampicata su edifici di mattoni. Lasciavi penne celata, la famosa arma vichinga. Papà, voglio diventare come te, un abile parkour. Cioè, infatti ci sarà l'opzione scavalca il muro oppure tira dritto e spaccalo con la sagoma dell'omino. Vogliamo Bene, io spenderci direi due che parole su questa cosa o lasciamo che... potremmo spenderle, ma non dopo la sigla. È Pausa Trespola di un gran bel podcast. Che qui è uno scemo tiro Quindi io. prima della sigla. Quindi, infatti. No, spenderle nel senso non dopo aver fatto la sigla. Quindi prima di aver Prima fatto la della sigla. sigla. Vaffanculo. Sigla! È Pausa Trespola di un gran bel podcast. Che qui è uno scemo tira gli ossi e parla. Basta! Tucano muove il becco ma non dice niente. Corvo è un artista, mangia pizza sempre al dente. È una pausa su Trespolo di cultura poppe. Il fatto che un gioco abbia il nome di un franchise famoso non significa che non possa reinventare completamente il suo gameplay, capiamoci. Questa è la mia opinione. Certo, chiaro. Infatti adesso Tetris è un picchiaduro, no? No, vabbè, ho capito, adesso l'hai preso, hai estremizzato il concetto, però No, no, hai ragione, Assassin's chiaro. Creed è un titolo che, cioè, il nome identifica la trama, non identifica lo stile di gameplay, per cui anche se ci fosse una modificazione del gameplay stesso e la trama rimane fedele a quella dei vecchi Assassin's Creed, secondo me, anzi, Chiaro, è un sì, è bene che corretto. rinnovino un pochino quel... Insomma, era diventato un po' trito e ritrito. Beh, penso che lo rimarrà anche comunque, Probabilmente questo sì, cioè, non voglio probabilmente sì. giudicarlo. Era una Però là, supplica ci sta, alla accurata, quindi. fine è lo stesso principio di FIFA, Call of Duty, nel senso se un franchise piace, un'etichetta piace e vende, perché smettere di farla per la propria etica? Che senso ha? L'etica non esiste. Infatti per la penso di auto. Quindi, spero sia andato tutto bene nella vostra settimana, amici miei, e parlo con i miei amici Tucano e Kiwi, ma anche con voi che ascoltate. E direi di non perderci in chiacchiere e cominciare questa puntata bella cicciona perché abbiamo un po' di cose di cui parlare. Volevo prima cominciare a fare un piccolo gioco con voi, amici, e mi piacerebbe che voi mi seguiste, anche se non posso vedermi, ma mi piacerebbe immaginarvi farlo. Allora, vi chiedo di fare questa cosa, di serrare leggermente gli occhi, non del tutto, ma giusto da vedere un po' di buio ai lati e avere gli occhi a linea, ok? Ora, cercate di rilassare i muscoli della faccia. E adesso aprite leggermente la bocca, ma non tanto, leggermente. Ci siete? Perfetto, avete appena fatto il tutorial per avere l'espressione di Jonah Heidelbaum per tutta la serie di Hunters. Sì. Perfetto, quindi anche voi potete Sì. essere degli attori adesso. Bravissimo, bravissimo. Adesso perché sfighiamo la casa, finalmente Corvo mi ha detto che ha visto le prime puntate Sì, ho perlomeno di recuperato Hunters. Hunters. Ne ho viste Ne hai 4 viste qua? Sei stato perché. molto più bravo di me, Sì, ne ho viste 4, sì. E mi pento di averle viste, ma lo finirò. allora. Ok. Comunque, e mi sono preso un po' di appunti qui sul telefono mentre le guardavo per discutere di alcune cose con Tucano. Che devo dire che non è proprio una certa buttare via, perché comunque ci sono delle scelte registiche molto, molto simpatiche e carine, ma altre che secondo me sono da buttare nel cesso. Prima tra tutte, la scelta di Logan Lerman come attore per fare il protagonista. E penso che Tucano sia d'accordo con me. certo, è un cane indicibile, cioè è veramente qualcosa di orribile da Sì, è vedere. veramente assurdo, ma quando l'hai detto pensavo fossi esagerato. E dopo l'ho visto e veramente non c'è nessun tipo di espressione facciale. Lui è contento e ha quella faccia lì. Lui è triste e ha quella faccia lì. Lui muore, non muore, ma avrebbe quella faccia lì. È Peccato, assurdo. aggiungerei.
E, ti dico adesso un po' di cose che invece mi sono abbastanza piaciute, altri mi sono piaciute veramente tanto. Sì, sì. Prima sì, tra tutte la sigla, che secondo me è veramente un capolavoro nella sua semplicità. Sì, te l'ho detto, quella con le miniature è bellissima, ma quella l'avevo... Esatto, con gli scacchi. E dopo ci sono alcune scene che però non spoilerò, ma chi l'ha visto capirà. Quindi quella degli scacchi, della scacchiera, per capirci. Mi segui? Ah, l'ho vista anch'io quella della scacchiera. Ok, ho capito, sì. Ok, carina. E quella della musica, diciamo, l'orchestrina. Sì, 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 certo. Ok, quelle sono due scene molto forti, di impatto molto forte, che valgono la pena di essere viste anche per il modo in cui sono girate. Sì, sì, no. Per quanto riguarda le scene in cui ci sono appunto questi momenti di cattiveria, sono tenute su in una maniera magistrale, nel senso che ti fanno proprio provare la brutalità delle situazioni in quel momento. No, no, ma infatti anch'io avevo lodato come avevano scelto di evidenziare, dimostrare i nazisti e tutte quelle cose lì. Il problema è che hanno un 5% di time screen rispetto a quello che è una puntata. Sì, esatto. La cosa che non capisco se sia geniale o altamente una stronzata, e propendo più per la seconda, te lo dico subito, è questa alternanza di scene veramente fatte bene e orribili e brutali con delle scene stupidissime, esageratamente, cioè, tipo... Vogliamo parlare della presentazione dei personaggi, degli Hunters? Sì, vogliamo parlarne un attimo, va bene. Vogliamo parlarne un secondo, davvero? Cioè, sembra un B-movie, ma di quarta categoria, e volevano fare proprio la cosa simpatica, goliardica, esatto, simpatica, ed è risultato, secondo me, estremamente cringe. Ma perché non c'entra niente con tutto quello che no, c'è esatto, prima? Esatto, non hanno... Esatto, e... I personaggi, secondo me, specialmente tutti gli Hunters, sono eccessivamente macchiettati, cioè ognuno ha il suo ruolo, sembra esatto, un film horror tipo di... Cioè, quella che spara, c'è cioè quello che è forte, c'è cioè quello che è furbo, minchia, è troppo una macchietta, cioè anche perché sono temi delicati, bisogna starci attenti, e... buttandoli un po' così e a caso. La cosa bella è che ci sono dei momenti di trash voluto, chiaramente, cioè si sente che sono momenti di trash voluti che ci sono lì apposta per esserlo, e dei momenti di trash non voluto che però risultano comunque molto trash. Sì, sì, cioè, non ha una sua identità questa serie. A partire da tipo un momento super serio, che poi arriva una battuta stupida che non c'entra niente, che non fa neanche ridere, e fino ad arrivare a comunque spezzoni tipo la sigla di presentazione degli Hunters, che secondo me mi è rimasta veramente impressa. E poi ho scritto nelle mie note citazioni ebraiche tremendamente contestualizzate ma poco fruibili, che è un po' quello che avevi detto tu, nel senso che ci sono un sacco di gente che fa battute sul la cultura ebraica, cioè in ebraico, la cultura ebraica, certo. E magari ci stanno anche benissimo e fanno anche molto ridere, però non sono fruibili dal pubblico che comunque non conosce l'ebraico. Sì. Quindi e non è che sono due. No, no, sono la comicità si vuole basare tante su quello. E una cosa invece che mi è piaciuto di molto è il cambio di spettro che c'è riguardo i colori dell'inquadratura quando si inquadrano gli Hunters e quando si inquadrano i nazisti. Non so se l'hai notato. Quando inquadrano i nazisti c'è sempre, sono sempre contestualizzati in una scena molto con colori vivaci e calmi, come se, cioè, fuori ci fosse il bello e loro rappresentassero un po' la cattiveria. Invece quando inquadrano gli Hunters sono in un ambiente sempre molto cupo, come se loro fossero praticamente i buoni e attorno a loro ci fosse il male. Una roba che mi è piaciuta abbastanza tanto. Non l'avevo notato. Probabilmente ero fortemente penalizzato da tutto il resto e non sono riuscito a notare questo. Posso chiedervi una cosa? Mi fate un esempio di battuta ebraica, perché questa è una cosa che a me interessa molto. Non saprei dirtelo. Come dicevo l'altra volta, tipo qua questa cosa sembra proprio un inserire il nome in ebraico di cosa qui sembra. Oppure questa situazione molto inserire il nome ebraico di come. L'unica battuta situazione che ho capito è una di Josh Randon, Rednor, scusate, che dice al tipo, quella tipa, no, parlando di sua madre, mi sa tra l'altro, era proprio una bella donna, avrei voluto mazzelare il suo Tov. Che non ha senso, però è battutona perché gioco di parole, no? Sì, ma bene o male sono su quello stampo lì. Sì, comunque sì, la linea guida è quella, principalmente.
Ma non rischiano di sfociare anche nella... Perché io stavo dicendo, cioè, insomma, lo humor è un po' soggettivo, d'accordo? E so che comunque tutta la cultura ebraica e la comunità ebraica hanno il loro tipo di umorismo. Che spesso è fortemente autoironico, cioè si prendono per il culo da soli sostanzialmente, e fa uso spesso e volentieri comunque di espressioni ebraiche che a volte non vogliono neanche dire niente, ma sono semplicemente, fanno ridere sentirle. Tipo cazzabubbolo, non vuol dire niente. Ma qua sono proprio battute cringissime, però vorrei mazzelare il suo top. Esatto, messa cioè, giù come me l'hai detta te, sembra quasi offensiva. Boh, non lo so. E ultime due cose. Nella terza puntata, Tucano, non so se vuoi affrontarla, ma c'è un punto in cui il protagonista fuma una canna e c'è un pezzo musical con una canzone dei Bee Gees. No, grazie, penso che sono... mi hai proprio fatto capire che fermarsi alla seconda puntata è stata... tutto quello che è il contrario della parola errore. E poi non ricordo se nella terza o nella quarta c'è un punto in cui stanno ascoltando un nastro criptato che hanno trovato e devono cercare di capire qual è il codice che c'è sotto, no? E la scena comincia con due personaggi che dicono: ho provato in tutti i modi a capire come fare a decriptare questo nastro, ma non riesco a trovare nessun tipo di messaggio nascosto. Ok, passano tempo in cui parlano, dopodiché i due cominciano a litigare e per far star zitta l'altro personaggio, il primo personaggio alza tutti quanti i mixer volume, cioè i livelli del volume del mixer, e, in modo che la musica sia molto alta. Alzandoli tutti, sente che in particolare in uno di questi sei volumi, canali del mixer, si sente il messaggio criptato che è un codice Morse, ok? Wow. Io dico, quindi, cioè, non puoi dire ho provato tutto, esatto, quando bastava alzarne uno alla volta. Non ho provato niente e sembra non aver funzionato, non sappiamo più, esatto, cosa fare. Cioè, due puntate prima mi fai vedere il ragazzino che, dando un occhio, senza neanche sapere cosa sia, a una mappa, capisce subito la soluzione di un caso a cui lavorano per mesi la polizia, e dopo mi dice che due persone che sono in un'organizzazione segreta per scoprire i nazisti, sopravvissuti, non riescono ad alzare un coso del volume alla volta? Quindi, in conclusione, Hunters, secondo me, è una serie fatta bene sotto certi punti di vista, sotto altri è orribile, e mi viene da dire che sono talmente fatti meglio i cattivi, e per aver detto questa cosa, mi direte anche voi, sono talmente fatti meglio i cattivi come caratterizzazione e come sono ripresi a livello registico rispetto ai buoni, che mi viene quasi da tifare per i cattivi. No, hai ragione. Fine, questo è la... Questo è il mio compitino che ho fatto su Hunter. Beh, sono contento che tu l'abbia visto e sono contento. In realtà un po' mi dispiace che di aver avuto così tanto ragione, perché speravo che magari ero semplicemente io che stavo guardando la serie in un modo un po'... Esatto, l'unica cosa forse è Al Pacino, comunque magistrale. Beh, lui sì. Tutto quello che è fa. Inutile. Cioè, lui in è bravo. Tutto quello che fa. Però, sai, con la scusa che lui è così tanto bravo, risultano tanto più cani tutti quelli che gli sono attorno. Sì, vero. Quindi vero. In realtà è una lama a doppio taglio. E niente, è stato bellissimo ancora lamentarsi di questa serie che, ripeto, continua a essere un peccato per quanto mi riguarda, perché l'idea di base era veramente figa e la caratterizzazione dei cattivi, come tu dici, è fatta veramente bene. Cioè, diciamo che se... Specialmente il ragazzo americano, sicuramente capirai di chi sto parlando. Che è veramente bravissimo come attore. Sì, assolutamente. Se la Seconda Guerra Mondiale l'avessero girata quelli di Hunters, probabilmente sarebbe finita in un altro modo, diciamo così. No! Troppo, dici che... Ovviamente ci dissociamo da tutte queste cose. Che non... Bene, e per un Hunters che va... C'è un qualcos'altro che viene, torna, sì. Quindi non so di chi deve allora, parlare. Allora, oggi preparatevi, mettetevi comodi, preparate i popcorn e una bibita fresca, perché sarò molto logorroico e parlerò a lungo di un argomento. E allora, diciamo che è un argomento unico, che racchiude più cose. Parlo praticamente di vampiri e di Dracula. Il perché ci arriviamo subito, e durante questo mio flusso di coscienza vi proporrò un podcast
vabbè, chiaramente un libro, due film e una serie animata. Quindi allacciate le fucking cinture che si parte. Parte! Whee! Allora, introduco. Perché sono arrivato a dire potrei parlare di vampiri nel prossimo puntata di podcast? Perché in realtà un po' di tempo fa ho scoperto un podcast che, del quale non credo di avervi già parlato, che si chiama Monstrumana. Non so se ve ne avevo già accennato. No, mi pare. Ok. Che è un podcast di Gaetano Pagano e Francesca Giro, che immagino siano due studiosi di letteratura, poiché da come parlano e dalle nozioni che hanno così sembrerebbe, che praticamente nel loro podcast non fanno altro che fare analisi letteraria di scrittori e di libri, e con tema fondamentale e principe quello dei mostri nella letteratura. Finora hanno trattato Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll e Mr. Hyde e la storia di Quasimodo in Notre Dame de Paris, esattamente, Notre Dame de Paris. E bello. Allora, tanto è un podcast che, vabbè, super consiglio perché loro sono bravissimi. Partono da descrivere, diciamo, lo scrittore di per sé, dando un paio di nozioni, e poi partono dal, non tanto dalla trama, ma dal mostro della storia e da come la trama si sviluppi intorno a questo e come il mostro non sia altro che il rimando della personalità piuttosto che delle paure, delle vicende che sono successe allo scrittore. È super interessante e ve lo consiglio, troverete comunque il link nelle note. E proprio ascoltando la prima puntata che era dedicata a Dracula, mi sono detto, caspita, tutti questi libri, perché poi chiaramente ho comprato anche Frankenstein e Dr. Jekyll di Mr. Hyde, e il prossimo che prenderò sarà quello di Notre Dame de Paris, non li ho letti, sono dei grandi classici, ne ho visto un sacco di film eccetera, perché non provo a leggerlo? E così mi sono preso e letto Dracula. Tra l'altro consiglio, se anche voi avete intenzione di comprare dei classici, comunque questo genere di libri, su Amazon, ma anche su Feltrinelli mi sa, c'è la collana dei mini mammut, che sono della Newton Compton Editori, che praticamente racchiude tutti quanti i grandi classici della letteratura e sono, diciamo, i mini mammut si chiamano. Sì, io ho un mammut, l'edizione quella però grande di Edgar Allan Poe a casa. Esatto, e sono, sì, praticamente ce ne sono un sacco, sono tutti classici, da Svevo a Freud a chiunque, e costano pochissimo perché costano 5 euro, 4,50 euro, quindi super consigliata come collana. E poi le copertine sono anche molto belle, sono molto leggere. Vabbè, chiusa la discrezione. E ho deciso di leggermi appunto il Dracula di Bram Stoker, libro che è bellissimo, anche perché è ambientato in un'epoca storica che a me piace particolarmente, ovvero l'epoca vittoriana, fine 800. E vabbè, non mi sto qua a spiegare più di tanto perché bene o male la storia di Dracula si sa, anche se forse la maggior parte delle persone ha in mente un Dracula cinematografico più di quello letterario. Infatti il Dracula di Bram Stoker, diciamo che non è esattamente quel mostro che fanno vedere nei film, che ne so, tipo mi viene in mente Van Helsing, piuttosto che i vari Blade, cioè non è quel tipo di vampiro, okay? È proprio un vampiro aristocratico. E il libro certo, si... è una sorta di, alla fine si può più paragonare a un serial killer carismatico piuttosto che a un'entità demoniaca. Sì, è come un grande guerriero, ecco, un nobile guerriero che si è trovato con alti e bassi di... esatto, sì, sì, che, ho capito, sì, sì, che si è trovato ad essere immortale, ecco. Cosa che tra l'altro non è spiegata bene nel libro, come egli sia diventato immortale. Stavo dicendo, si divide tra la regione della Valacchia in Transilvania e in Inghilterra, e tra paesaggi molto suggestivi, sono super belli. I personaggi all'interno del libro sono caratterizzati molto bene, anche se non descritti molto esteticamente, fai fatica, diciamo, a immaginarteli, perché se conosci le loro paure, quelli che sono i loro pensieri eccetera, fai fatica a capire come sono fatti, le loro fattezze. E tutto quanto il libro viene raccontato tramite una raccolta epistolare dei vari personaggi che si susseguono. Quindi tu la storia la conosci grazie alle parole delle lettere o
delle registrazioni di fonografo dei vari personaggi, ed è un modo molto interessante, molto carino, che ti fa saltare bene da un personaggio all'altro pur sempre senza, diciamo, incasinarti la storia. Mm-hmm. Ok, vorrei porgere un attimo l'attenzione su la figura di Dracula, perché appunto ne sono rimasto completamente affascinato e volevo parlarvi dei vostri poteri, dei suoi poteri, scusate. Quali sono i poteri che secondo voi ha Dracula, cioè quelli che nel mainstream si pensa che abbia questo vampiro, il vampiro più famoso di tutti? Beh, se parliamo dell'immaginario pop del vampiro, cioè io ti posso rispondere con quello, effettivamente. Ok. Nel senso che secondo me, cioè, quello che vediamo di solito, il potere del vampiro è... si trasforma in un pipistrello per volare in giro, sì. Può succhiare il sangue coi denti, controllo, ha paura della luce, controllo del sole. Mentale, esatto. E che altro dopo? Ecco, già ti devo smentire, perché il Dracula di Bram Stoker può uscire alla luce del sole. Nel senso, non è come appunto quello della cultura pop o dell'immaginario cinematografico, che alla Edward Cullen diventa tutto quanto sbrilluccicoso come i burro cacai degli anni 90, quelli con tutte le praline. Il Labelle, bravissimo. ma lui può uscire alla luce del giorno, così come tutti i vampiri, ma sono molto più deboli. Inoltre, alcune cose che io non sapevo... o perlomeno non ricordavo, vabbè, forse una più classica, che è quella appunto che per far diventare un'altra persona un vampiro, questa deve bere il sangue del vampiro. Sì. Ah, è stata succhio, succhio. Esatto, è stata stravolta mordo. Dopo questa cosa, era il contrario. Esatto. Cioè, perché se io, diciamo, se il vampiro morde la sua vittima senza che questa poi vada a bere il sangue del vampiro, questa semplicemente muore. Di che anno è il libro di Bram Stoker? Il libro di Bram Stoker è del... Oddio, è fine 800. È del 1897. È ambientato nell'epoca contemporanea in cui lo scrittore appunto ne ha parlato. E altre cose che differiscono, perlomeno io non sapevo, possono controllare gli agenti atmosferici, in particolare la nebbia. Infatti durante il romanzo ci sono dei viaggi che Dracula deve fare e che fa via nave, e lui controlla il vento, ne controlla la direzione, controlla le tempeste, controllo sugli animali, lo abbiamo giustamente detto. Però così come hanno dei poteri, la super forza, la super velocità, hanno anche delle cose che non possono fare o alle quali appunto sono deboli. Ad esempio, quando riposa, il vampiro deve riposare dentro la terra del suo paese natio. Ad esempio, Dracula, per riposare nella sua bara, non è che può riposare una bara a caso, ma ha la sua bara con la terra della Transilvania all'interno. Sono deboli all'aglio, come sappiamo. Paletti nel cuore e croci sono assolutamente funzionanti, comunque, così come tutte le cose benedette e consacrate. E poi non può entrare in un posto dove non è stato invitato ad entrare. Secondo questo me questa lo sapevo. Figata. Questa è una cosa molto bella. Così come non può sbarcare da una nave se non con l'alta marea o con la bassa marea. E tutto molto carino, tutto spiegato super bene nel romanzo. E niente, se avete voglia di leggervi qualcosa magari di classico, però che non sia troppo pesante, o che comunque sia sempre un bel romanzo, Dracula è un'avventura stupenda. Tra l'altro, quella cosa del poter essere, del non entrare dove non puoi essere invitato, sì. Non poter entrare dove non ti invitano, scusami, si lega molto al fatto della credenza degli spiriti, no? Sì, è legato nel senso che dipende anche dall'intelligenza dell'uomo capire se il tuo caro morto, cioè, ci vuoi credere che è morto effettivamente, oppure se non ci vuoi credere lo inviti ad entrare. È un po' una punizione per la tua mancanza di rispetto verso i morti. È anche legato all'immaginario del diavolo e al concetto del male, e la spiegazione è che il male non è intrinseco nella persona, ma devi essere tu a invitare il male dentro di te. C'è sempre una scelta. E ricordiamo che questo piccolo dettaglio era stato preso anche nelle prime puntate della serie di OA,
che la ragazza dice: se volete che vi racconti la mia storia, dovete uscire e lasciare la porta aperta perché mi dovete invitare ad entrare, bla bla bla. C'è un sacco di riferimenti a questa cosa qua. Sì, però ehi, sono Netflix, la stop. Ok, grazie. Vero. E quindi diciamo che sono stato affascinato da questa lettura e mi sono inoltrato in quello che è il mondo dei vampiri, e in queste settimane mi sono guardato un sacco di cose inerenti e ve ne voglio parlare brevemente. Ad esempio mi sono guardato il film di Dracula di Bram Stoker. Ok. Che appunto è il film di Francis Ford Coppola del 92 con Gary Oldman, H. Sirius Black nei panni del conte, Anthony Hopkins nei panni di Van Helsing, che qui, così come nel romanzo, non è il classico cacciatore di vampiri che appunto noi pensiamo che sia, ma è semplicemente uno scienziato, un tuttologo, diciamo, un filosofo, uno studioso del cervello umano e della scienza, e della metascienza anche. C'è anche Keanu Reeves, che fa la parte di Jonathan, vabbè, che anche lui è centrale all'interno della storia, e una delle vampiresse sotto il comando di Dracula è Monica Bellucci, cosa che non sapevo, e però sì, c'è. Questo però è un grosso punto a sfavore. e invece in realtà è un punto a favore, perché diciamo che non parla, ma... Oh, Gesù, che benessere! Però mostra. Infatti, per la storia consiglio un sacco di più di leggere il libro, perché il film sì, è abbastanza fedele, però l'ho trovato molto più volgare. Non che sia volgare di per sé, però molto più volgare e sessuale. Infatti ci sono molte scene di sesso e di nudo che secondo me potevano tranquillamente non starci, perlomeno che non si trovano nel romanzo, e il rapporto tra alcuni personaggi è un po' diverso, così come è diverso il finale. Però ci può stare, ecco, non è assolutamente un brutto film, anzi è un bellissimo film per quanto mi riguarda. Beh, se vuoi vedere un bel film su Dracula ti consiglio quello del 1931 di Bela Lugosi, che è praticamente Dracula di riferimento a livello cinematografico. Esattamente, era il prossimo che voglio vedere di Dracula. Ok. Non l'ho ancora visto, però lo voglio un sacco vedere, sì. Esatto, io te lo consiglio perché è proprio l'immaginario proprio del vampiro, quello tetro, che poi, fun fact, è la scena in cui lui succhia il sangue alla ragazza è stata ripresa poi da Aldo Giovanni e Giacomo per fare il conte Dracula minchia, la stessa impostazione. Ah sì? Sì. E se invece volete vedere questo Dracula di Bram Stoker, lo trovate tranquillamente su YouTube, nella versione rimasterizzata a 720p in italiano, in 4K, super comodità, l'ho trovato molto facilmente. Dopodiché mi sono pappato la serie di Netflix di Castlevania. Okay. Che ho iniziato a vedere subito terminata la terza serie di JoJo, cosa che tra l'altro anche in JoJo ci sono i vampiri, perché non sono altro che nella prima stagione non sono altro che vampiri, quello che è Dio e il mistero delle maschere. Vero. Castlevania è una serie animata statunitense che è basata sul videogame di Castlevania, chiaramente terzo, Dracula Curse, e narra le avventure di Trevor Belmont, che deve difendere la Valacchia dalla furia di Dracula e delle sue armate della notte. Questo perché? Perché Dracula si era innamorato di un'umana che era andata da lui per chiedergli che lui gli insegnasse tutto quello che sapeva sulla scienza e sulla medicina. Lui se ne innamora, però questa poi viene mandata al rogo e uccisa dalla chiesa. Lui si incazza e dice: raduniamo tutte le forze, l'esercito del male, e uccidiamo tutto il genere umano. È la classica reazione comunque che ogni persona avrebbe, no? Impostata, esatto. Però c'è da dire che ha dato un anno di tempo alla chiesa per chiedergli perdono e per fare qualcosa per, diciamo, fatto la conta. Sì, per fare qualcosa gli do un anno di tempo, dopodiché arriverò con il mio esercito. La chiesa se ne è altamente sbattuta le palle, e quindi Dracula adesso sta arrivando e sta distruggendo tutti. Super fun fact, Trevor Belmont è imparentato con il più noto Simon Belmont, detto Simon per gli amici, che è il mio personaggio preferito di Smash Bros. Quindi Trevor combatte con la frusta, che è una cosa bellissima. Infatti le sequenze di combattimento di questa serie animata sono bellissime, anche perché la frusta secondo me è una delle armi che più si fanno a scene di combattimento fighe.
dinamica, esattamente, dinamica. E quindi tutti i combattimenti secondo me sono molto fighi, molto ben fatti. Lo stile è un po' simile a quello degli anime, però si vede che è chiaramente un prodotto occidentale, quindi in realtà certo. Ve lo consiglio. Io sono 3 stagioni per adesso, da meno di 10 puntate a stagione, una mezz'oretta a puntata, e dovrebbe esserci una quarta stagione che è in programma, che deve uscire. Io sto finendo la seconda stagione, è molto carino, veramente molto carino. Visto che hai citato sì. la Valacchia, e due parole veloci, e una cosa che non hai detto è che comunque il nome Dracula non è stato inventato di sana bianca, e era il patronimico di Vlad III di Valacchia. Esatto. Patronimico perché suo padre si chiamava Vlad II Dracul. Mm. E quindi il figlio è diventato Vlad III Dracula, ovvero figlio di Dracula. Esattamente. Ah, perché? Rumeno, no? Tipo. Sì, slavi. Sì, Romania. Comunque, esatto, paesi slavi. E meglio noto, ha passato la storia come Vlad l'imperatore per questa bella abitudine che aveva di impalare la testa dei suoi nemici. Era particolarmente sanguinario, e da lui è partito il mito del vampiro. Se fosse stato un insegnante a Napoli, sarebbe stato Vlad l'imperatore. L'imperatore. Cosa ti ha imparato a scuola, il dottor Tavo? Ha giusciugato il sangue. Vladimir un balador. Scusate. Allora, se c'è qualcuno che ci segue da Napoli. Esatto, quindi è stato lui, è stata la fonte di ispirazione per il libro di storia. Sì, allora colgo questa tua digressione per dire che anche io mi sono un po' informato su diciamo la cultura del vampiro e come questa, da dove questa derivi. E, uh-huh. Ne abbiamo notizie dal Medioevo. E secondo le credenze slave, infatti, c'era una grande distinzione fra il corpo e l'anima, e una volta che un uomo moriva, la sua anima mm-hmm. si staccava dal corpo, però non ascendeva direttamente, ma camminava per la terra dove era morta per circa 40 anni. Mm-hmm. E le anime, così come per gli umani, così anche per i demoni, quindi le anime potevano avere un effetto sia positivo che negativo, appunto a seconda della natura della persona che era morta, e i vampiri non erano nient'altro che la manifestazione di uno spirito impuro che sta possedendo un corpo in decomposizione. Quindi ogni creatura non morta e invendicativa okay. è gelosa nei confronti dei vivi, per cui ne succhia il sangue, che è il simbolo della vita, per poter sopravvivere. Leggiucchiando, questo sempre risalendo al Medioevo, avevo letto che il mito dei vampiri poi è stato portato avanti anche per colpa della porfiria, o porfiria, non so. Porfiria. Scegliene una, va bene. Non lo so, vabbè, una delle due. Ditemi voi come porfiria. Si pronuncia esattamente. Che è una malattia rara. Porfiria. Che è una malattia rara e collegata comunque al sangue, senza andare troppo nel tecnico, che ha una serie di manifestazioni svariate. E leggendo avevo scoperto che una di queste manifestazioni è appunto il pallore e la sensibilità, l'ipersensibilità al sole. L'allungamento dei canini, no. E come ben si sa, nel Medioevo le cure erano abbastanza intuitive, per cui pallore vuol dire che c'hai poco sangue vuol dire che per curarti te lo diamo da bere. Yeah. Cosa che sì, non bisognerebbe scienza. Fare. E... ok, esattamente. Mi aspettavo di tipo lo bruciano, non so, nel Medioevo mi... No, quello è... se poi non funziona c'è sempre il piano B, che è diamogli fuoco e vediamo cosa succede. O spingiamolo giù da una rupe. Rogo sta a Medioevo come tachiltrina sta a periodo moderno. Comunque. Oh, un bel giorno per un salasso. Esatto. E un qualche rogo. Abbiamo finito le sanguisughe, allora attestate la legna e accendete una pira. E quindi immaginatevi, insomma, queste persone pallide che non potevano esporsi al sole e che bevevano sangue. Quanto stavano certo. uno splendore. Come hanno portato avanti nell'immaginario anche il mito e la figura del vampiro e del vampirismo. Ecco, vero. Ok. Dopodiché, quindi, come ultima cosa, mi sento di consigliarvi un altro film che ho visto, quindi siamo all'ultimo consiglio di questa tornata, ovvero Intervista col vampiro, film okay. presente sul catalogo Netflix del 94, tratto dal romanzo omonimo, che dovrò a questo punto recuperare.
che vede come protagonisti dei giovanissimi Tom Cruise e Brad Pitt. C'è addirittura Antonio Banderas pre-Rosita, quando ancora era in grado di recitare. E una giovanissima, quasi bambina, Kristen Dust, che per capirci è quella, la vera e unica Mary Jane della vera Mary e unica Jane trilogia dell'Uomo Ragno, con il vero e unico Tobey Maguire. Anche questo molto carino. Anche qui i vampiri sono molto aristocratici nei modi. Narra la storia attraverso appunto un'intervista che si rivolge al passato, quindi una sorta di flashback, di come un vampiro, Brad Pitt, interpretato da Brad Pitt, sia appunto diventato vampiro e abbia iniziato a scoprire e vagare a girare per il mondo in cerca di conoscenza riguardo alle sue origini, e di come lui a sua volta abbia reso vampiro una bambina, che è appunto presentata da Kristen Dust. È una storia molto carina e il finale è super bello, e secondo me vale la pena solo per il finale. Quindi consigliatissimo anche questo. E adesso vi vorrei chiedere qual è la vostra, visto se voi avete visto qualcosa che volete consigliarmi, la vostra opera riguardante i vampiri che più vi è piaciuta o che più vi è rimasta nell'immaginario. Ovviamente dopo la scena del Conte Dracula, minchia, da Giovanni Dracula. Chiaramente, ma quello non è neanche presa. Esatto. Non c'è partita. Okay. Sì, non c'è, non può esserci competizione. Non puoi prendere in considerazione. Allora, è una bella domanda. Ma forse rischiando di essere Knight risponderei ancora al Dracula di Lugosi. Ok. Ma no, beh, assolutamente non va male, anche perché lo devo vedere. Quindi. Perché sono legato alla rappresentazione classica che ha dato Browning di Dracula, nel senso che proprio l'icona, certo, di Dracula poi è nata da quello. A livello cinematografico chiaramente sto parlando. Sì, sì, certamente. Sì, sì, ma beh, pensate anche a qualsiasi genere di opera, nel senso. Comunque, se non mi viene in mente, lo potete anche consigliarmelo la prossima volta, nel senso. Era una domanda che volevo lasciarvi lì. Io ci penso un attimo, perché se dovessi risponderti così su due piedi ti direi che probabilmente uno dei Dracula che ho apprezzato comunque di più, per quanto sia una mainstreamata orribile, è quello di Van Helsing. Ah, io ho adorato Van Helsing. Perché aveva qualche sfumatura, aveva qualche sfumatura interessante, secondo me. Poi il film è... Sì, sì, no, è chiaro. Cioè, è quella tipologia di film che vuole essere. Esatto. Però c'era qualcosa di interessante. Perché ce ne sono un sacco di film di Dracula, veramente tantissimi. Ma ormai già tipo una ventina, 30, già tantissimi. Sì. In più, tra l'altro, aggiungo, già che ci siamo, che tra poco vedremo la comparsa di un altro vampiro nelle sale cinematografiche, che è Michael Morbius, interpretato da Jared Leto, che è un eroe di Marvel Comics. Forse uno dei pochi. Ah, vampiri. Sì, 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 sì. Quindi sono curioso di vedere come sarà questo film e come sarà l'interpretazione di Leto, che già abbiamo visto non brillare particolarmente nei supereroi. Non sto scherzando, chiaramente. Non è colpa sua. Non è stata colpa sua, secondo me. Poverino. Sto scherzando. Ha risentito di un film di merda. Sì, che tra l'altro il film è quello su Harley Quinn. Ha fatto tipo un flop gigantesco, nessuno è andato a vederlo. Ma senza contare il fatto che comunque il mondo è storto, perché bisogna fare anche Carnage adesso, già che Venom non faceva abbastanza cagare. Però non rinnoviamo DOA, perché detto, non ha senso. Guarda che io entro un attimino in difesa di Venom. È quel tipo di film leggero e cazzaro che non è assolutamente niente di che anche se non lo vedi non ti sei perso niente, però se lo guardi ti passi quell'oretta e mezza, due, tranquillamente. No, io ho voluto morire quando l'ho visto. No. Mi è piaciuta soltanto la scena in cui c'è un tipo un fermo immagine rallentato, una scena rallentata di due che combattono e si vedono i due simbionti che si staccano, e quella lì è una scena veramente molto bella. Per il resto non volevo guardarlo più, non so come ho fatto ad arrivare fino alla fine. Non è un film che ti devono obbligare a rimanere lì per tutta l'ora e mezza di film. No, non è un film che riguarderei, però non ho così brutti ricordi. Leggero, è una cazzata, ci sta. Va bene. Comunque, in chiusura ricordiamo che i vampiri esistono ancora, perché nella cultura popolare ci sono le comunità di veri vampiri, così come esistono i real ricks per Rick e Morty. Così come comunque esistono anche i pipistrelli vampiro in natura. Sì. Nel senso... Sì, 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 che sono quelli che succhiano il sangue dal bestiame, di solito attaccano e tipo...
Le mucche. Come si chiamano? Animali. Le mucche. Mucche, giuro. Non mi viene la parola. I mammiferi che fanno mu e fanno il latte, porca troia. L'altro mi riveniva proprio. Cos'è che fa mu? Direi che dopo questo chiaro segno di declino mentale dei nostri cervelli. No, comunque no, veramente esistono ancora i vampiri, cioè ci sono delle comunità che si riuniscono, si vestono in stile ancora vittoriano, e fanno. Avevo visto strane. Tipo su Vice una cosa del genere, mi sembra, o su qualche sito. Sì, ci sono ancora. Online. Bene, vogliamo... Che vogliamo fare, ragazzi? Abbiamo altri argomenti di cui parlare? Io ho una notizia juicy per questa flash notizia molto juicy. Molto veloce. Vai. Non so se seguite LeBron James su Twitter. Scherzi, io e LeBron James. L'elementare a Allora, se io vi dico di pensare alla vostra infanzia e dirmi qual è il film della vostra infanzia, voi mi rispondete all'unisono? Cosa? Space Jam, volevo dire. Il secondo film della vostra infanzia. Pokémon. Rocco e i suoi fratelli. Cosa? Space Jam, volevo dire. Vabbè, parlavo di Space Jam, bene? Hai rovinato tutto, ok? Ebbene, nei giorni scorsi LeBron James ha twittato i suoi pensieri circa il film di Space Jam 2. Ok. Rivelando anche il font del film, per cui... Esatto, per cui preparatevi che nel 2021, più precisamente a giugno, dovrebbe uscire... Space Jam 2 Legacy. Io volevo chiudere. Noi ci vediamo la settimana prossima. Potete seguirci su tutti i social, che siano Facebook, Instagram, Twitter, eccetera. Scriveteci anche via mail se volete che vi compriamo delle teste nuove. Non so cosa ho detto. Noi ci vediamo la settimana prossima alle 12. Alle 14, scusate, non so più chi sono. Che cosa sta succedendo? Ciao dal vostro corvo. Ciao ragazzi. Ho avuto un momento di lag. È andato in Penso di essere carne. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi.